immaginate allora di vedere gli stranieri derelitti, con i bambini in spalla. E i poveri bagagli arrancare verso i porti e le coste in cerca di trasporto. E che voi vi atteggiate come re dei vostri desideri. L'autorità ha messo a tacere dal vostro vociare alterato. E ve ne possiate stare tutti tronchi nella gorgiera della vostra presunzione. Che avrete ottenuto? Ve lo dico io. Avrete insegnato a tutti che a prevalere devono essere l'insolenza e la mano pesante. Vorreste abbattere gli stranieri, ucciderli, tagliar loro la gola, prendere le loro cose e tenere al guinzaglio la maestà della legge. Per incitarla come fosse un maestino. Ahimè, ahimè! Diciamo che adesso il re, misericordioso verso gli aggressori pentiti, dovesse limitarsi, riguardo alla vostra grandissima trasgressione, a bandirvi. Dov'è che andreste? Che sia in Francia o in Fiandra, in qualsiasi provincia germanica. In Spagna o Portogallo, anzi, ovunque non rassomiglia all'Inghilterra. Orbene, vi trovereste per forza ad essere degli stranieri. Vi piacerebbe allora trovare una nazione di indole così barbara che in un'esplosione di violenza e di odio non vi conceda un posto sulla terra? Affili i suoi detestabili coltelli contro le vostre gole, vi scacci come i cani, quasi non foste figli e opera di Dio. O che gli elementi non siano tutti appropriati al vostro benessere, ma appartenessero solo a loro. Che ne pensereste di essere trattati così? Questo è quello che capita agli stranieri. E questa è la vostra disumanità da senza Dio. What would you think to be in Parsons, living through these strangers' days, and this, your montage in humanity?